Bene, ecco qui la trota alla mugnaia. Ho preso una piccola trota da porzione Eridea, l'ho aperta con questo coltello ma senza sfilettarla perché avrei dovuto partire dal dorso, ma volevo lasciarla intera. L'ho aperta, adesso la passo nella farina, così come se fosse un grande filetto. La infarino per bene perché questo mi darà la croccantezza del pesce. Intanto ho provveduto a sistemare in una padella grande un po' di burro con tanta salvia per profumare. La metto, si sente che sfregola, è proprio una cottura quasi a frittura, diciamo così. Metto un po' di sale, un po' di pepe e anche qui una spruzzata di grappa. Perché quel mugnaio non aveva vino, ma una bella bottiglia di grappa fatta di nascosto, sì. Bene, la trota è cotta a puntino e adesso la impiatto con un po' del suo sughetto perché ci vuole, altrimenti è troppo asciutta, e con una verdura. E ho scelto per questo piatto delle coste o delle biete, come volete chiamarle, che hanno le coste colorate. Quando le ho comperate erano alcune rosse, alcune gialle. Sono molto simpatiche perché danno colore al piatto. Le ho lessate e poi fatte saltare con un po' di burro e un po' di aglio. E il piatto è pronto e buon appetito!